Era da tempo che i cittadini segnalavano inquinamento lungo il canale navigabile a Spina d'Esco e gli enti ne erano a conoscenza almeno dal 2013, quando la provincia di Cremona avviò indagini su alcuni inquinanti e quando nel 2017 le segnalazioni dei cittadini sui risultati di alcune indagini parlavano della presenza di tetracloroetilene, chiedendo interventi e una bonifica. Eppure soltanto l'autodenuncia avanzata dalla ditta Vernisol, che in seguito a un cambio societario ha avviato i monitoraggi sui terreni in autonomia, ha portato alla luce del sole la gravità di una situazione ambientale compromessa da anni. Tra le sostanze individuate nei terreni e nelle acque, alcuni solventi clorurati e idrocarburi, composti alifatici clorurati cancerogeni. Ciò che lascia noi cittadini e noi membri del Comitato Ambientale Territoriale sconvolti e basiti è il fatto che gli enti preposti al controllo ancora una volta si siano dimostrati assenti e inadeguati a svolgere i loro incarichi. La zona degli sversamenti è una zona fortemente inquinata e vicina ad altre fonti inquinanti e quindi l'attenzione lì noi ci aspettavamo che dovesse essere massima. Siamo amareggiati dal silenzio e dalla inattività degli enti preposti. Sto pensando ad ARPA, sto pensando al Comune, alla Provincia e alla Regione Lombardia. Ma più di tutto penso al nostro Comune, al Sindaco, che è la massima autorità competente a tutela della salute dei cittadini. Noi cittadini, membri del Comitato Biancospino, siamo sempre attenti a ciò che succede sul territorio e quindi anche stavolta non faremo finta di nulla, non ci gireremo dall'altra parte. E siamo uniti ad altri comitati, quindi in questi giorni ci ritroveremo, cercheremo una strategia comune ed efficace. Abbiamo dei legali che ci appoggiano e che ci aiutano nel cammino, e quindi ci serviremo anche della loro consulenza.